Sono Elena, figlia di Zanetta. Mentre siedo accanto al fuoco vi racconto di me. Mia madre era una donna del popolo, ma mio padre era uno dei Corner di Venezia, famiglia illustre, antica e ricca. Fu grazie a lui che potei studiare teologia, latino, greco, ebraico, aramaico, arabo, musica, dialettica, filosofia e... Eh sì, fui proprio un'erudita. Purtroppo, ai miei tempi non c'era altro modo che monacarsi per una donna che volesse dedicare la vita allo studio. Non era una novità. Brigid di Kildare, Hildegard di Bingen, quante di noi avevano sentito la vocazione, tra virgolette, e avevano scelto la solitudine claustrale e l'uscita dal mondo per poter nutrire l'intelletto e placare la fame di sapere. Sapevamo bene che finire nelle maglie del matrimonio significava rinnegare lo spirito, se ce n'era, e dedicarsi solo a figliare, come coniglie. Io a tutto avrei rinunciato, forché a compiacere il mio esigente cerebro. Ne sono perfettamente cosciente, mentre dall'etere osservo la mia immagine dipinta insieme a quella di Gaspara, Stampa, la poetessa, sul muro dell'Università di Padova, oggi aperta alle fanciulle, di quella Padova dove infine io mi isolai. Oh, come esse sottovalutano, in questo spazio-tempo moderno, il prezzo che secoli fa noi pagammo per avere ciò che oggi sembra loro perfettamente normale. Alle studentesse, intendo. Il diritto di studiare. Il mio corpo è cenere ormai da tempo, ma io, l'essenza che fu Elena Cornaro Piscopia, ancora veleggio a momenti nei corridoi di quel luogo di cultura e mi fermo a guardare la mia per nulla somigliante immagine sul muro, immortalata come simbolo di virtù femminile. Fui la prima donna nel mondo a guadagnarmi la laurea, sì, la prima. Non mi fu accordata nella teologia che prediligevo, poiché il vescovo ritenne disonorante per la Chiesa riconoscere a una femmina il titolo di dottore in teologia. Dovettero ripiegare sulla filosofia. Venivano da ogni parte d'Europa a interrogarmi, increduli che una donna potesse discorrere con tanta disinvoltura di ogni ramo del sapere. Il giorno in cui discussi la tesi, c'era così tanta gente a vedere questo fenomeno che ero io, che dovettero trovare in fretta una sede più ampia e trasferirci. Quando, grazie al mio sapere, la mia famiglia poté riscattare l'onore dei Cornaro, rifiutai il matrimonio che era stato stabilito per me. Mi feci oblata a Benedettina e vissi, pur sempre nel palazzo dei miei genitori a Venezia, il palazzo Cornaro, oggi palazzo Loredan, sede del comune di Venezia, in castità, ascetismo e dedizione totale allo studio. Indossavo lo scapolare sotto gli abiti laici, per ricordare a me stessa la mia scelta in ogni momento, anche attraverso il contatto del ruvido tessuto con la mia pelle. Ricordo bene come fremeva la mia anima quando sfogliavo i libri, quando intingevo la punta della penna d'oca nel calamaio, quando il suo rumore stridente tracciava sulla pergamena le lettere che davano forma ai miei pensieri. I pennini di rame non sarebbero stati utilizzati dalle monache che dopo la mia morte... Le religiose del convento di Port Royal fabbricavano dei pennini di rame già verso la fine del 600. Momenti di estasi che nemmeno la preghiera mi apriva. Dimenticavo di mangiare, di dormire. Di me dissero che mi maceravo nell'ascetismo. La verità è che non mi occorreva altro che lo studio. L'amore della conoscenza mi assorbiva, mi nutriva, mi riempiva. Certo, il mio corpo a un certo punto cedette, ma io non ero quel corpo, tant'è che sono ancora qua, a veleggiare, mai troppo lontana dai luoghi consacrati allo studio. E tuttavia, quello che osservo, ovvero fanciulle per nulla consapevoli, poco degne del grande onore che viene loro concesso, poco disposte al sacrificio e all'abnegazione, mi rende triste. Penso a quale battaglia abbiamo dovuto combattere noi qualche secolo fa per guadagnare a loro il diritto di studiare, di osservare, di capire.
a compenetrarci nell'universo oltre il limite che noi stesse ci poniamo. E comprendo che loro la considerano ormai una cosa dovuta, scontata, quasi banale, quasi noiosa, superata. E il mio cuore urla. Penso alle nostre sorelle, che hanno affrontato scherno, umiliazione, violenza e roghi per ottenere il diritto a studiare e a esercitare come donne ciò che era considerato appannaggio degli uomini: la conoscenza, l'arte, la scrittura, la filosofia. Penso a Ipazia, Assiotea, Artemisia, Arcangela, Margherita e tante altre. Ma lo sapete voi, fanciulle, cosa abbiamo dovuto affrontare per aprirvi le porte dello studio, dell'arte, per rendervi accessibile quell'edenico albero della conoscenza che segnò l'inizio della persecuzione femminile? Sapete quante di noi sono state picchiate e uccise per questo? E voi? Avete il coraggio di sbadigliare sui libri, di tentare gli esami, di scherzare nelle biblioteche? E ora che anche le giovani donne possono andare a scuola, viene loro insegnato a pensare come uomini, apprendendo ciò che sanno dalla storia e dal pensiero maschile. Oh, abbiamo dunque sbagliato. Avesti ragione, Virginia, a suggerire che forse è meglio per le fanciulle non studiare affatto, se lo studio le porta a sostenere la guerra. Virginia Woolf, in Tre Guinee. Una scuola per le fanciulle, questo va fatto. Una scuola dove la visione delle donne che hanno potuto e voluto studiare, scrivere, produrre arte e lasciar traccia del loro pensiero possa essere studiata, in sorellanza. Senza minacce, senza giudizio, senza irrisione. Dove la visione femminile sia riconosciuta e riscattata, non quindi nelle scuole degli uomini, ma in una scuola delle donne. Le fanciulle possono nutrire la loro fame di sapere, affinare il loro spirito e creare quelle radici che l'albero delle donne finora non ha mai potuto sviluppare. Allora io, Elena, Lucrezia, scolastica, Cornaro, Piscopia, benedirò questa scuola delle donne e ne sarò la madrina.